Dove la politica divide, lo sport, il calcio, unisce ed è per questo che su iniziativa del senatore pugliese di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre nasce il club Torino Parlamento, che ha visto la partecipazione di tanti parlamentari di ogni schieramento politico, tifosi del Toro e non. Tutte le coalizioni, tutti gli schieramenti, questo è un dato che mi fa ben sperare rispetto anche a quello che farà il governo nelle prossime mesi. Quindi praticamente un sogno realizzato. Un sogno realizzato, e finalmente io poi ho fatto due cose nella vita di cui spesso dicevo: ero tifoso del Bari, del Torino ed ero arbitro, quindi oggi per la prima volta il Torino Club ha un club nel Parlamento. Un motivo di orgoglio per il presidente Urbano Cairo, ancor di più se fatto da un pugliese che ricorda gli anni d'oro e bui del Granata. Perché il Toro, per quello che è, ma anche per i valori che incarna, per il tremendismo Granata, eccetera, genera molta simpatia in giro per l'Italia tra gli appassionati di calcio, ma anche non, anche un po' per una certa storia purtroppo tragica di quel tragico 4 di maggio del 1949, in cui una squadra che era totalmente dominante, imbattibile, che dava 10 giocatori alla nazionale, che aveva vinto 5 scudetti uno in fila all'altro, purtroppo perì in quel modo tragico. In realtà il Toro è una fede, e il calcio italiano nella sua tradizione migliore è la storia del calcio italiano. Il grande Toro è nelle pagine della storia dello sport italiano, quindi tifare Toro è una cosa a cui uno non può rinunciare. Quando inizi non smetti mai, anche se purtroppo vinciamo pochino.